Buonasera, questa è l'ottava giornata della 23esima edizione della Milanesiana, che è letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia e sport, dedicata, come avete visto, quest'anno alle omissioni. Ed è difficile pensare a uno scrittore più consono a questo tema di Abdulrazzak Gurnah, la cui opera testimonia le nostre omissioni di europei e occidentali. Avete sentito e visto la sigla della Milanesiana sulle note di Il ballo della rosa, brano strumentale composto dal gruppo musicale Extraliscio. Lo scenografo Luca Volpatti con Francesco Gianferrari hanno fatto danzare la rosa dipinta da Franco Battiato, che da 23 anni è il simbolo della Milanesiana. Do il benvenuto agli ospiti di questa serata, anzitutto a Abdulrazzak Gurnah, premio Nobel per la letteratura 2021, per il quale vi chiedo un applauso. E analogo applauso chiedo per Paolo Giordano e Uri Kein. Questo incontro è in collaborazione con il Comune di Milano e con Book City. Il Comune di Milano sostiene la Milanesiana sin dalle prime edizioni, rinnovando il suo supporto di amministrazione in amministrazione. Cedo ora la parola all'assessore alla cultura Tommaso Sacchi. Grazie, cara Elisabetta, che meraviglia essere qua insieme davanti a questa rosa che ci ricorda la figura di un grande protagonista della cultura italiana che non c'è più, Franco Battiato, che l'ha ideata e che ha ispirato tante edizioni della Milanesiana. Care amiche, cari amici, sono davvero onorato oggi di consegnare il sigillo della nostra città a un grande scrittore, un cittadino del mondo, un amante della pace, della libertà, un costruttore di pace e di libertà come Abdulrazzak Gurnah, al quale rivolgerei un altro applauso per dare un benvenuto da parte della città di Milano. Milano, la nostra città, non può che riconoscersi nel percorso intellettuale ed umano di un protagonista del nostro tempo come Abdulrazzak Gurnah. Una vita dedicata alla testimonianza del male provocato da guerre e razzismo è divenuta attraverso le sue opere straordinarie un messaggero di conoscenza, di futuro e di speranza, capace di rivolgersi alle donne e agli uomini di tutto il pianeta. Il premio Nobel di cui Gurnah è stato insignito l'anno scorso è il coronamento di una carriera lunga di scrittore che ci ha donato opere significative. Cito Paradiso, Il disertore, Sulla riva del mare e o l'ultimo bellissimo romanzo Voci in fuga. I temi ricorrenti nei suoi romanzi, l'intolleranza, la violenza, l'esperienza dell'emigrazione, la critica al dispotismo, la ricerca della propria identità in terra straniera, sono oggi più attuali che mai. E pensiamo ai testi di Gurnah in un contesto geopolitico fragile come quello che stiamo vivendo. È un contesto internazionale dominato dalle notizie tragiche della guerra in Ucraina e dei conflitti ancora accesi in tante aree del mondo.
L'esilio dalla propria terra per fuggire a distruzioni, a persecuzioni, è oggi la storia personale e attuale di milioni e milioni di persone. Allo stesso modo, la difficoltà di trovare una nuova casa in contesti a volte ostili per pregiudizi e differenze è, ahi noi, la condizione quotidiana di tante persone che, pur sfuggite dalla guerra, non trovano pace e giustizia a cui hanno diritto. Proprio ai testi di Gournay, alla sua eredità intellettuale, alla sua grande testimonianza su questi temi, ho pensato quando qualche ora fa abbiamo ospitato alla Fabbrica del Vapore dei designer ucraini che hanno perso sotto le bombe i loro laboratori nella zona di Kiev. Questi temi a Milano sono particolarmente sentiti, ispirano tanta parte di quello spirito aperto e solidale così radicato tra i milanesi e tra le tante associazioni che si impegnano quotidianamente sul territorio. Questa comunanza di sentimenti rende a tutti gli effetti, da oggi, Abdulrazak Gournay, un cittadino milanese. L'aver dato voce a questi temi attraverso il linguaggio della letteratura e della cultura carica di un valore aggiunto straordinario. È infatti la cultura lo strumento principe di ogni progresso nelle relazioni tra le persone e tra i popoli e le nazioni. È la cultura in tutte le sue espressioni che vogliamo animi la stagione che si aprirà e si apre già da ora, da oggi, con l'avvio di una straordinaria milanesiana, dopo la terribile esperienza dei giorni più difficili dell'epidemia, della pandemia da coronavirus. Rivolgo un ringraziamento non rituale, non solo formale, ad Elisabetta Sgarbi, alla quale dedicherei un secondo applauso. Grazie Elisabetta per la tua passione, tenace, competente, sempre all'altezza dei giganti del nostro tempo che porti a Milano. Grazie, grazie Elisabetta, ancora un applauso. Elisabetta Sgarbi con la milanesiana ha contribuito a portare tra di noi la voce di Abdulrazak Gournay e quelle di tanti uomini e donne che con la loro arte, i loro scritti, la loro cultura, la loro musica contribuiscono in questi giorni a tenere alta la speranza di un mondo migliore. Un mondo dove le guerre, l'odio e il razzismo siano respinti per sempre. Soprattutto oggi diamo il benvenuto a Milano a un nuovo amico della nostra città, a un cittadino del mondo che consideriamo a tutti gli effetti parte della nostra comunità. Abdulrazak Gournay è un uomo di cultura che con le sue opere aiuta tutti noi a comprendere meglio il nostro tempo e il nostro mondo. Ed è questo il motivo che ha spinto il sindaco Giuseppe Sala, al quale rivolgiamo da questo palco e da questa platea i migliori auguri per una pronta guarigione, a voler consegnare il sigillo della città per il mio tramite ad Abdulrazak Gournay. Un grande scrittore, uno scrittore che ci mostra le contraddizioni e le ingiustizie del presente, ma fa emergere con eguale forza la voglia di vivere, di reagire, di solidarietà, di amicizia di cui l'essere umano è capace, lanciando così un messaggio di speranza e di fiducia a cui tutti oggi dobbiamo affidarci. Grazie per essere con noi a Milano e grazie a voi per averci regalato una serata che entrerà nella storia. Grazie. Grazie Tommaso, poi ufficialmente il sigillo verrà consegnato dopo la discussione. Voglio ringraziare per il suo lavoro, condotto sempre con grande attenzione, anche Isabella Minichini, direttore area spettacolo del Comune di Milano. Isabella è una donna di rara energia, intelligenza e generosità. Dicevo prima che questo incontro, uno dei più attesi e significativi di questa milanesiana, è anche
in collaborazione con Book City, un festival centrale in questa città. È importante che le anime culturali di Milano si parlino e perciò voglio cedere la parola a chi ho già avuto modo di definire regista delle anime culturali di Milano, Pier Gaetano Marchetti, presidente di Book City, presidente della Fondazione Corriere della Sera. Pier Gaetano. Grazie per le troppo generose parole. Sono lieto di portare il saluto al premio Nobel Abdulrazak Gurnah da parte di Book City Milano. Book City Milano si svolgerà in novembre con la sua 11ª edizione. Siamo un fratello, una sorella minore di età della milanesiana, affascinante ad un tempo, giovane e adulta donna di 23 anni, ma siamo portatori della grande forza editoriale milanese. Book City, che per una settimana in centinaia di luoghi con oltre 1.000 eventi parla di libri, letteratura, saggistica e quindi di cultura a tutto campo, Book City, dicevo, ha avuto l'onore di veder consegnare il sigillo della città a illustri scrittori. Oggi si aggiunge una gemma preziosa, preziosissima questo Gotha, il premio Nobel Gurnah. Una voce, una presenza questa di Gurnah che dimostra quanto meritata sia la qualifica di Milano come città della letteratura UNESCO. Una voce, una presenza, quella di Gurnah, con forti connotati di originalità, una voce che arricchisce enormemente il patrimonio delle diversità creative, una voce capace di far dialogare mondi distanti, spesso avversi, drammaticamente avversi, ma tra loro alla fine intrecciate. Capaci questi mondi, dicevo, di dialogare anche in tono pacato, ma non arrendevole contro omissorio e neppur vendicativo, eppure pieno di pathos. Una voce, seppure tanto autorevole, soprattutto se tanto autorevole come quella di Gurnah, che si accende, chiama nuove luci, chiama altre voci e luci in un gioco di concorrenze e arricchimenti virtuosi per il patrimonio culturale e civile. E allora grazie alla milanesiana e all'illustre ospite per essere ciò che ci fa andare in queste direzioni. Book City porta con sé i segni di questa ormai antica fiamma. Saprà fare la sua parte anche con la memoria di questa Europa che il libro di Gurnah, che in questi giorni esce, che si trova, che oggi appare qui, Voci in fuga, dico questa Europa che Gurnah ci consegna in una luce da non dimenticare. Un'Europa a cui noi guardiamo con entusiasmo e enormi speranze per oggi e per il futuro, ma un'Europa che non può non riflettere sul suo passato, sulla sua storia. Sarebbe davvero un'omissione colpevole. Grazie a Gurnah per essere con noi. Grazie a Pier Gaetano Marchetti. Voglio ringraziare anche l'Università Statale di Milano, il Dipartimento di Lingue, Letterature, Culture e Mediazioni, in particolare la professoressa che è là in prima fila, Nicoletta Brazzelli, e i suoi studenti di corso che sono presenti e mi fa molto piacere. Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, avrebbe dovuto e voluto essere qui con noi per dare il benvenuto in Italia a Abdulrazak Gurnah, ma un impegno istituzionale lo ha trattenuto a Roma. Ci ha inviato un testo che vi leggerò. Carissima Elisabetta, impegni di governo non mi permettono di partecipare come avrei voluto a questa importante serata della Milanesiana, che è tornata
nel 2022 più forte che mai, con la capacità e la potenza che le sono proprie di promuovere, far conoscere e divulgare la cultura dei nostri tempi. Grazie all'intenso programma di questa 23ª edizione, il cinema, la letteratura, la musica, la scienza, l'arte e la filosofia saranno protagonisti della vita della città nei prossimi 2 mesi. Milano, forte di una ritrovata offerta culturale, è tornata con forza al centro dell'attenzione del mondo. La Milanesiana è un'indiscussa protagonista di questo successo che ha reso la città particolarmente attrattiva, anche per la sua intensa dinamica culturale. Non è un caso che il premio Nobel per la letteratura 2021, Abdulrazzak Gurnah, abbia scelto proprio Milano per la sua prima visita in Italia. Egli è oggi insieme a voi per ritirare il sigillo della città e partecipare a una serata speciale che lo vedrà dialogare con Paolo Giordano al piccolo Teatro Grassi per poi assistere al concerto Change di Uri Kane. Nel porgere a tutti voi il mio personale saluto, auguro pertanto un sentito benvenuto a nome del governo italiano al premio Nobel Abdulrazzak Gurnah e ogni successo a questa intensa serata di cultura. La giuria del premio Nobel così si è espressa nella motivazione. Per la sua intransigente e profonda analisi degli effetti del colonialismo e del destino del rifugiato tra culture e continenti. È una motivazione che va approfondita, altrimenti potrebbe suonare riduttiva. Abdulrazzak Gurnah è anzitutto uno straordinario narratore. Le sue storie ci portano lontano e vengono da lontano. Ci fanno viaggiare con l'immaginazione, ci fanno vivere pienamente vite non nostre, come se fossero le nostre. I suoi personaggi sono carichi di dolori, bassezze, dignità, coraggio, forza e sono sempre, nel bene e nel male, portatori di storie. Quando la motivazione del premio Nobel fa riferimento al destino dei rifugiati, io penso a questo, alle storie che aleggiano intorno ai personaggi di Gurnah. Una ricchezza di storie e di storia, con la S maiuscola, che quegli stessi personaggi, come ogni migrante, portano con sé ovunque essi vadano. I romanzi di Gurnah illuminano una storia che ci riguarda e che noi abbiamo omesso di raccontarci e lo fanno con il potere tagliente e incandescente della letteratura. Abdulrazzak Gurnah ci leggerà alcune pagine dal suo romanzo Voci in fuga, che sarà in libreria da domani per La nave di Teseo, ma stasera chi lo volesse lo troverà all'ingresso. La nave di Teseo sta ripubblicando il suo ricco catalogo, Voci in fuga, segue Sulla riva del mare e Paradiso e in ottobre uscirà Il disertore. Ringrazio Steven Edwards dell'agenzia Roger Coleridge & White, una delle più importanti agenzie letterarie al mondo, che segue i diritti dei romanzi di Gurnah. Steven è un caro amico con cui sono cresciuta letteralmente nell'editoria e sono felice che sia venuto a trovarci da Londra, qui a Milano. E saluto in sala anche i 2 traduttori di Gurnah in Italia, Alberto Pezzotta e Alberto Cristofori. Alberto Cristofori ha tradotto Sulla riva del mare e Voci in fuga. Dopo la lettura, Abdulrazzak Gurnah dialogherà con uno dei migliori scrittori italiani tradotto in molti paesi del mondo, Paolo Giordano. Mi sono chiesta a lungo con chi Gurnah potesse dialogare perché potesse emergere la larghezza della sua opera e anche il piacere che le sue storie sanno trasmettere. E per sensibilità, per cultura, per curiosità ho scelto Paolo Giordano.
Paolo ha un dottorato in fisica teorica ed è autore di 4 romanzi tradotti in tutto il mondo: La solitudine dei numeri primi, Premio Strega e Premio Campiello opera prima, Il corpo umano, Il nero e l'argento e Divorare il cielo. Paolo Giordano ci ha accompagnato con scritti illuminanti nell'analisi della pandemia dalle pagine del Corriere della Sera e con un saggio Nel contagio tradotto in oltre 30 paesi. I suoi romanzi sono pubblicati in larga parte da Einaudi e saluto in sala Andrea Canobbio, scrittore e editor di Einaudi. Nel foyer, come dicevo prima, trovate tutti i libri degli autori. Il concerto sarà affidato a Uri Kane, amico della Milanesiana sin dalle prime edizioni. Nato a Filadelfia, quando si iscrive all'università, è già protagonista della scena jazzistica della sua città. Studia composizione, segue corsi di letteratura e suona con i grandi maestri che visitano la città. Trasferitosi a New York, inizia la carriera di solista. Uri Kane è in grado di confrontare musicalità diverse, dalla tradizione classica europea al jazz, all'elettronica, al klezmer, al rock. E ci sembrava perfetto per questa serata con il suo concerto dal titolo Change. Saluto in sala Denise, la moglie di Abdulrazzak Gurnah, che sono lieta sia voluta venire a Milano partecipare a questo nostro festival. E ora la parola e il palcoscenico a Abdulrazzak Gurnah, premio Nobel per la letteratura 2021, che leggerà da Voci in fuga. Grazie. Thank you very much. Let me say, first of all, how delighted and honored I am to be here and to hear all those wonderful words of welcome. So I'll be reading from, I was told it would be up there in Italian, but it's not up there yet. Ah, here we go. So I'll be reading from Afterlives. It was early 1907 when Khalifa and Asha married. The Majimaji uprising was in the final throes of its brutalities, suppressed at a great cost in African lives and livelihoods. The rebellion started in Lindi and spread everywhere in the countryside and towns of the south and west of the country. It lasted for 3 years. As the widespread extent of the resistance to German rule sank in, so the response of the colonial administration became more relentless and brutal. The German command saw that the revolt could not be defeated by military means alone and proceeded to starve the people into submission. In the regions that had risen, the Schutztruppe treated everyone as combatants. They burned villages and trampled fields and plundered food stores. African bodies were left hanging on roadside gibbets in a landscape that was scorched and terrorized. In the part of the country where Khalifa and Asha lived, they only knew of these events from hearsay. To them, these were only shocking stories because there was no visible rebellion in their town. There had not been any since the hanging of al-Bushiri
although threats of German retribution were all around them. The steadfastness of the refusal of these people to become subject of the Deutsche Ostafrika Empire had come as a surprise to the Germans, especially after the examples that had been made of the Wahehe in the south and the Wachaga and Wameru people in the mountains of the northeast. The Majimaji victory left hundreds of thousands dead from starvation and many hundreds more from battlefield wounds or by public execution. To some of the rulers of Deutsche Ostafrika, this outcome was viewed as unavoidable. Their passing was inevitable, sooner or later. In the meantime, the empire had to make the African feel the clenched fist of German power in order that they should learn to bear the yoke of their servitude compliantly. With each passing day, that German power was pushing that yoke firmly on the necks of its reluctant subjects. The colonial administration was strengthening its hold over the land, growing in numbers and in reach. Good land was taken over as more German settlers arrived. The forced labor regime was extended to build roads and clear roadside gutters and make avenues and gardens for the leisure of the colonists and the good name of the Kaiserreich. The Germans were latecomers to empire building in this part of the world, but they were digging in to stay for a long time and wanted to be comfortable while they were about it. Their churches and colonnaded offices and crenellated fortresses were built as much to provide a means for civilized life as to awe their newly conquered subjects and impress their rivals. The latest uprising made some among the Germans think differently. It was clear to them that violence alone was not enough to subdue the colony and make it productive. So clinics were proposed and campaigns against malaria and cholera initiated. At first, these served the health and well-being of the settlers and officials and the Schutztruppe, but later were extended to include the native people too. The administration also opened new schools. There was already an advanced school in the town, opened several years before, to train Africans as civil servants and teachers. But its intake was small and limited to a subordinate elite. Now schools were opened, intended to offer an elementary education to more of the subject people. And Amur Biashara was one of the first to send his son to one of them. The son, whose name was Nasser, was 9 years old when Khalifa came to work for the merchant, and 14 when he started school. It was a little late to be doing so, but that didn't matter too much because the school he went to was intended to teach pupils trades, not algebra. And his age was appropriate for learning how to use a saw, or lay a brick, or swing a heavy hammer. It was there that the merchant's son came to learn about working wood. He was in the school for 4 years, at the end of which he was literate and numerate and a competent carpenter. During those years, Khalifa and Asha had lessons of their own to learn. He learned that she was an energetic and obstinate woman who liked to keep busy and knew what she wanted. At first, he marveled at her energy and laughed at her opinionated summaries of their neighbors. They were envious, they were vicious, they were blasphemers, she said. Oh, come on, stop exaggerating, he protested, while she frowned in stubborn disagreement. She did not think she was exaggerating, she said. She had lived beside these people all her life. He had taken her invocation of God's name and her quotations of verses of the Quran to be a manner of speaking some people had, an idiom,
But he came to understand that for her it was not just an exhibition of her knowledge and sophistication, but of serious piety. He thought she was unhappy and tried to think of ways to make her feel less alone. He tried to make her want him as he wanted her. But she was self-contained and reluctant, and he thought she merely tolerated him and submitted to his ardor and embraces, dutifully at best. She learned that she was stronger than him. Although it took her a long time to say it so bluntly to herself, she knew her own mind, often if not every time, and what she did, she was firm, whereas he was easily swayed by words, sometimes his own. Her memory of her father, about whom she tried to be respectful as her religion commanded, interfered with her judgment of her husband, and increasingly she struggled to contain her impatience with Khalifa. When she could not, she spoke to him sharply, in a manner she did not intend and sometimes regretted. He was steady, but too obedient to her uncle, who was nothing but a thief and an impious hypocrite with his lying, saintly manners. Her husband was too easily satisfied and often taken advantage of. But it was as he wished. It was as he wished it to be, and she would do her best to be content. She found his endless stories tiresome. Asha miscarried 3 times in the early years of their marriage. After the 3rd miscarriage in 3 years, she was persuaded by neighbors to consult a herbalist, Mganga. The Mganga made her lie down on the floor and covered her from head to toe with a kanga. Then she sat beside her for a long period, humming softly and repeatedly, and speaking words Asha could not make out. Afterwards, the Mganga told her that an invisible had taken her and was refusing to allow a child to grow in her. The invisible could be persuaded to leave, but they would have to find out its demands and fulfill them before it would do so. The only way they could know the demands was by allowing the invisible to speak through Asha, and that was most likely to happen when it was allowed to possess her fully. The Mganga brought an assistant with her and made Asha lie down again on the floor. They covered her with a thick Marikani sheet, and then both began to hum and sing, their faces close to her head. As time passed, and the Mganga and her assistant sang, Asha shivered and trembled with increasing intensity until finally she burst out in incomprehensible words and sounds. Her outburst reached a climax with a yell, and then she spoke lucidly, but in a strange voice, saying, I will leave this woman if her husband makes a promise to take her on the Hajj, to go to the mosque regularly, and to give up taking snuff. The Mganga crowed with triumph and administered a herbal drink which calmed Asha and sent her into a doze. When the Mganga told Khalifa, in Asha's presence, about the invisible and its demands, he nodded compliantly and paid her her fee. I will give up taking snuff at once, he said, and I will just now go and perform my ablutions and head for the mosque. On my way back, I will start inquiries about making the Hajj. Now please get rid of this devil at once. Khalifa did give up snuff, and he went to the mosque for a day or two, but he never mentioned the Hajj again. Asha knew that even while he was acting compliant, Khalifa was not persuaded, was just laughing at her. It made it all the worse that she had allowed herself to agree to the blasphemous treatments her neighbor suggested. All that humming in her ears had become tiresome,
but she could not help it. She really did find Khalifa's lack of prayers irksome and wished for the Hajj above all things. She found his quiet mockery of these desires deeply estranging. It made her reluctant to try again for a child, and she found ways to discourage his ardor and avoid the disagreeable fuss he made when aroused. His lessons fully learned, Nasser Biashara left the German trade school at the age of 18, besotted with the smell of wood. Amur Biashara was indulgent with his son. He did not expect him to help out in the business, for the same reason he did not require Khalifa to know the details of his many transactions. He preferred to work alone. When Nasser asked his father to finance a carpentry workshop so he could go into business for himself, the merchant was happy to oblige, both because it sounded like a good venture and also because it would keep his son out of his affairs for the moment. There will be time to initiate him into the business later. The way of the old merchants was lending and borrowing from each other on trust. Some of them only knew each other by letters or through mutual connections. Money passed from hand to hand, a debt sold on in payment for another debt, consignments bought and sold unseen. These connections were as far away as Mogadishu, Aden, Muscat, Bombay, Calcutta, and all those other places of legend. The names were like music to many people who lived in the town, perhaps because most of them had not been to any of them. It was not that they could not imagine that they were all probably places of hardship and struggle and poverty, just like everywhere else, but they could not resist the strange beauty of those names. The old merchants' business dealings depended on trust, but that did not mean they trusted each other. That was why Amur Biashara did his business in his head. Only he did not bother to keep his record straight, and in the end, his cunning failed him. It was bad luck, or fate, or God's plan, as you will. But he was suddenly taken ill in one of those terrible epidemics that used to occur much more often before the Europeans came with their medicines and their hygiene. Who would have thought how many diseases lurked in the filth people were so used to living with? He fell ill in one of those epidemics, despite the Europeans. When it's your time, it's your time. It might have been dirty water or bad meat or a bite from a poisonous pest that was the cause, but the outcome was that he woke up in the early hours one morning with fever and vomiting and never rose from his bed again. He was barely conscious and died within 5 days. In those 5 days, he never regained his presence of mind, and all his secrets departed with him. His creditors came along in due course with their paperwork in good order. Those who owed him kept their heads down, and the old merchant's fortune was suddenly a lot smaller than had been rumored. Maybe he had meant to give Asha her house back and never got round to it, but he left nothing for her in his will. The house now belonged to Nasser Biashara, as did everything else that was left after his mother and two sisters had taken their share and the creditors had taken theirs. Thank you. Buonasera, ancora benvenuti. E io ormai devo dire che mi sento un po' di casa alla Milanesiana, un po' troppo forse ormai, e però questa sera sono particolarmente commosso, devo dire, dal fatto che Elisabetta mi abbia affidato questo compito, come potete immaginare, per via della
preziosità e dell'importanza dello scrittore che abbiamo ospite, e lo ha fatto in una disposizione di fiducia completa, cioè mi ha chiesto di presentarlo e poi non ci siamo più parlati fino a questa sera, come veramente lo vivo come un grande atto di fiducia, di questo la ringrazio, non è affatto ovvio. Quindi ho pensato, dopo aver letto in queste settimane tantissime pagine dei libri già pubblicati di Abdulrazak Gurnah, quale fosse il modo migliore per presentarlo a voi in questa sera. E quello che ho capito era che, e forse immagino fosse un po' nelle idee implicite di Elisabetta, il fatto di affidarlo a un altro scrittore. Avete ascoltato questa pagina, peraltro sono molto contento che sia stata scelta questa pagina per la lettura, perché restituisce, l'avrei scelta credo anch'io, era una di quelle che avevo proprio segnato in modo speciale, perché restituisce la ricchezza di motivi, non voglio chiamarli tematiche, voglio chiamarli di motivi che esistono nei romanzi di Gurnah. I romanzi di Gurnah sono romanzi narrativi, molto ampi, molto generosi, con tantissimi personaggi. Vi basti pensare che i personaggi che avete ascoltato, menzionati fino a qui, non sono veramente i due personaggi principali di Voci in fuga. E allora ho pensato che il modo migliore per parlare con lui è quello che forse è meno ovvio, cioè quello di parlare veramente di questo libro e un po' degli altri libri pubblicati, perché mi sembra che con i grandi riconoscimenti come il premio Nobel vengano tante fortune, ma ci sia un effetto collaterale per gli scrittori, che sia quello che poi ci si aspetta da loro, che parlino sopra a tutto quanto, che diventino dei filosofi, che parlino di massimi sistemi. Ecco, voi avete sentito, Gurnah ha un'impostazione che io apprezzo moltissimo, perché è un'impostazione di grande umiltà verso la narrazione, uno di quei narratori che si mettono a disposizione innanzitutto dei loro personaggi, della grande storia che raccontano, e macinano queste pagine, questi intrecci ampi, complicati, novecenteschi, mi verrebbe da dire, e quindi penso che il modo migliore sia quello di parlare con lui, nel poco tempo che abbiamo, del suo libro, con le aperture che ci vorranno. Quindi con grande piacere richiamo sul palco Abdulrazak Gurnah e la traduttrice preziosissima Lidia Zanardi. Peraltro è la prima volta che vedo fisicamente Voci in fuga, perché l'ho letto in bozze e non avevo ancora visto il libro, che ha questa copertina, vedete, con molte ombre. Io non so se Elisabetta avesse, non gliel'ho chiesto, avesse scelto il tema della milanesiana, le omissioni per Gurnah, o se, come dire, le due cose si siano sposate in modo così perfetto, ma sicuramente le omissioni sono una delle chiavi con cui si potrebbe parlare di questo libro. Le omissioni che riguardano spesso le storie di questi moltissimi personaggi, ma innanzitutto le omissioni della nostra visione della storia. Il libro è grande, ed è grande non solo nella misura, è molto ampio nell'arco narrativo che copre. Cominciamo, non c'è una data esatta credo, ma intorno alla fine dell'Ottocento, inizi del Novecento, e immaginate, senza rovinarvi nulla della storia, che arriveremo, siamo in Africa, e arriveremo però nei campi di concentramento in Germania durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi il libro è uno di quei romanzi che coprono un ampissimo arco, e lo fanno attraverso tre generazioni praticamente, moltissimi personaggi. E quindi queste tante ombre confuse mi ricordano questa pluralità, questa moltitudine e anche queste omissioni. E sicuramente l'avete sentito nel brano che Gurnah ha letto per voi ora, il momento storico. Io tenderei a definire questo un romanzo storico, non so se poi la definizione incontri il suo gusto, magari me lo dirà,
ma sicuramente porta alla luce un momento storico di cui io conoscevo pochissimo, non ho timore a dirlo, quasi nulla, ma credo molti di noi, che il colonialismo in particolare tedesco, nella parte est dell'Africa da cui Gurnah proviene, e il momento in cui cominciano i conflitti tra i coloni tedeschi che occupavano quella parte e i coloni inglesi, che assoldavano ovviamente personale e militari tra la popolazione locale. Uno dei protagonisti principali di questo libro, Hamza, è uno di questi soldati, questi ascari, che erano l'esercito appunto impiegato dalla Germania in quelle zone. Scusate la lunga introduzione, ma devo quantomeno darvi un po' di coordinate non così ovvie. E visto che tutto questo non è così ovvio, che io ho trovato estremamente interessante il modo in cui Gurnah pone la luce su questo passaggio del colonialismo tedesco, volevo chiedergli innanzitutto come nasce questo. C'è un momento sempre alla fine del libro in cui uno dei personaggi diventa un raccoglitore di questa memoria, comincia a raccogliere delle registrazioni di testimonianze di quel periodo di cui si sono quasi perse le tracce. Una guerra, dice lui, a un certo punto in cui non si contavano neanche i morti, una guerra dimenticata per noi. Vorrei innanzitutto sapere come si è addentrato da scrittore e nell'enorme mole di documentazione in quella guerra per arrivare a scrivere un libro così ampio su questo argomento così oscuro. Well, thank you for that, for both the background as well as the question. I guess it wasn't not known. In the place where I grew up, it's also not unknown to scholars, either of that part of the world or indeed quite probably of colonialism. It's less well known in popular knowledge, in when people speak about the 1914-19 war. Generally speaking, the focus will be on the conflict in Europe. Sometimes they even forget that the Ottoman state, or what was left of it at that point, was also involved in that war, and that the war was also fought in the Middle East as well as in Europe. But certainly very few people remember or know that the war was also fought in various parts of Africa, in Dutch-East Africa, in Southwest Africa, in the Cameroons, in Togo, and to some extent in North Africa. Shall I give you a moment to translate that? Grazie per questa introduzione, queste informazioni sul contesto storico e anche per la domanda. Effettivamente si tratta di una storia che non era nota, che non è nota nel luogo da cui provengo, e però è nota agli studiosi degli stati e della storia africana. È sicuramente meno nota alla gente comune, perché ci si è concentrati durante i conflitti mondiali su quella che era la storia dell'Europa, del territorio europeo, e ci si è dimenticati che questi conflitti comunque avvenivano anche simultaneamente addirittura in Medio Oriente, in molti stati africani. Quindi pochissimi erano a conoscenza e sono a conoscenza del fatto che questa guerra, secondo me non è acceso. Venisse combattuta anche in Africa, nella parte appunto orientale per quanto riguarda la Deutsche Ostafrika, nel sud-ovest dell'Africa, in Camerun, in Togo, ma anche nel nord dell'Africa. Ok, but there are reasons for that too, why it's not popularly known. You kind of touched on it in your introduction to some extent. These were European wars. This was an extension of the war in Europe, because in actual fact it wasn't the settlers on one side and the settlers on the other fighting, it was the states. It was the German army
or rather should I say it, the German mercenaries, African mercenaries on one side, and it was the British mercenaries, African mercenaries on the other. The officers were German and British. Most of the soldiers, the askaris, were either Africans from various parts or some Indians as well. And the really ironic thing about all this is that the war was about who was going to be the colonial master. And here were these African mercenaries killing each other to decide who was going to be their colonizer. There's something deeply ironic, it seems to me, about that. E diciamo che c'è una ragione per la quale questo conflitto, questi conflitti fossero e siano ancora poco noti, e ne hai accennato nel corso della tua introduzione. Si trattava di una guerra europea combattuta in Europa, e questa era l'estensione della guerra europea, perché era tra coloni che si contrapponevano poi anche in Europa. Da un lato avevamo l'esercito tedesco con i suoi mercenari, dall'altro l'esercito inglese con i suoi mercenari. Solo gli alti ufficiali erano inglesi o tedeschi, i soldati erano appunto africani provenienti da diversi paesi africani, anche indiani. Ed è ironico in fondo che questa guerra combattuta da mercenari africani, soldati africani che si ammazzavano vicendevolmente, era una guerra per decidere chi sarebbe stato poi a dominarli, chi sarebbe stato il colone definitivo di queste, su queste zone dell'Africa. E quindi questo valeva anche per gli ascari, appunto, che si combattevano, uccidevano gli uni gli altri per decidere chi poi li avrebbe dominati. Give me a couple more sentences. So then, now the point is, the reason that it was not this, rather this episode is not well known, is at least, I think, at least partly because very few Europeans were involved, only the officers. So in this respect, it's not a war that has the same significance in the sense of the casualties are your neighbors, your family, or whatever it is, as those casualties in the European part of the conflict. And also, in a way, most of the casualties of that episode were not soldiers, were just civilians. They weren't even thought of civilians, of course. Civilians mean they belong to a civil society. They were not, they were just nobodies. And nobody bothered to actually count how many people died, and most of them died of various diseases and starvation and so on. So why would anybody remember them? Mi consente un altro paio di frasi. Di nuovo, un punto importante del perché questi conflitti non fossero noti è perché erano pochissimi gli europei coinvolti in questi conflitti, abbiamo detto solo gli ufficiali, e quindi così come il conflitto europeo lo si ricorda perché furono tante le persone, gli amici, i parenti che morirono in questo conflitto per gli europei, la maggior parte dei caduti di queste guerre in Africa non erano neanche soldati, erano civili, appartenenti, membri alla società, della società civile, quindi erano dei beh, nessuno, dei signor nessuno, non hanno neanche contato quanti morti ci sono stati, per lo più sono morti anche di fame, di malattie, e quindi a chi interessava poi che questi morissero? Non voglio prendere troppo tempo su questo aspetto storico, però c'è un aspetto che secondo me è quello che rende un po' meno nota noi questa vicenda rispetto ad altre del colonialismo, che è il colonialismo in particolare tedesco, su cui viene posto l'accento, che forse è un po' meno noto, quanto almeno a noi, dai libri di storia, e che mi ha molto colpito perché viene descritto in Voci in fuga, in modo, come l'avete sentito anche in questo passaggio, come particolarmente efferato, probabilmente lo erano tutti, ma Gournay è molto abile nelle sue storie a far sempre vedere qual era la doppia percezione che poteva esserci di questo colonialismo. Da una parte veniva presentato anche come, dice, una Zivilisierungsmission, una missione civilizzatrice che portava le medicine, che curava delle malattie che non erano neanche nominate. Allora mi interessava forse che ci specificasse qual era, se esiste, una cifra specifica di quel colonialismo tedesco, e forse anche capire, perché mi sembra interessante,
come viene percepito oggi a 100 anni di distanza quel periodo storico in Tanzania, se viene percepito. Well, certainly it is perceived. One of the things I mentioned it in the novel. One of the most stubborn of those wars that the Germans had to fight was against the people in the south of the country called Wahehe. When they defeated them, because they did, because I mean, simply they were just far, far too strong in the end not to defeat all the various peoples that they came across. When they defeated them, they cut the head off of the their leader and sent it back to Germany as a trophy. And it was there until last year. And last year, as part of this kind of recollection and revision of that period in German history, that head was returned to the people. We were in, gosh, I don't know where, I've been traveling so much in these last few weeks, I sometimes can't remember where I was when such and such a thing happened. But I think it was Helsinki, but I'm not sure. Anyway, sitting in the lobby, having a drink before that evening's event, and I saw somebody looking my direction, and eventually she came over, and the rest of the group came over, and we started speaking. And she was from Tanzania, as it turned out. And not only was she from Tanzania, but she had read After Lives. And not only had she read After Lives, but she was also a Wahehe person. And she immediately said, did you know the head had been returned? You know, so it's not a question of that these people don't speak about it. For the significance of that head that was taken away is still present to people in the third generation, as it were, or perhaps even fourth generation, from those to whom those events occurred. I better pause there for a second. Yes. Una parte del conflitto era soprattutto nella zona sud del paese e fu contro la popolazione Wahehe. Questa popolazione venne sconfitta come tutte le altre popolazioni, insomma tribù del paese, in quanto la forza dell'esercito tedesco era enorme rispetto a quella di queste popolazioni, quindi era inevitabile che venissero sconfitte. Diciamo, come trofeo per questa battaglia vinta contro questa popolazione, tagliarono la testa al capo, al leader, e la mandarono in Germania. E questa testa lì è rimasta fino allo scorso anno. Lo scorso anno, per via di questa rivisitazione che c'è stata del periodo in Germania, la testa è stata restituita al popolo africano. E adesso non mi ricordo più esattamente quando sia successo, perché sono successe così tante cose in queste settimane che sono confuso, non so più dove ho vissuto che cosa. Penso fosse a Helsinki, ero alla lobby, stavo bevendo, sorseggiando una bibita prima dell'evento, e una persona mi ha fissato per un po', poi si è avvicinata e si è presentata, abbiamo cominciato a parlare e ho scoperto appunto che veniva dalla Tanzania, che aveva letto il mio libro Voci in fuga e che apparteneva al popolo Wahehe, e mi ha detto ma lo sai che la testa è stata restituita? Quindi questo per significare quanto sia stato importante per la terza, la quarta generazione questa testa che è rimasta in Germania fino allo scorso anno, anche, ripeto, se questi eventi non sono noti e non se ne parla. Volevo andare verso l'aspetto compositivo del libro, anche da profano di questo tipo di racconto. Io non mi sono mai cimentato in un racconto storico che dovesse raccogliere così tanta informazione sul passato, e c'è un aspetto che mi colpisce molto non solo di Voci in fuga, anche degli altri romanzi, ovvero che i personaggi, ognuno dei personaggi, pur avendo i suoi desideri, la sua vita, e stando Gournat molto sugli aspetti di vita, le cose di vita dei personaggi, in realtà ognuno porta con sé un'istanza storica. Penso anche solo alla contrapposizione tra il personaggio di Hamza e il personaggio di Ilias, entrambi soldati
con i tedeschi, ma con un approccio completamente diverso a questa condizione dell'essere soldati. Allora mi interessava come romanziere capire come avviene questa combinazione fra il ruolo storico, il simbolo storico che ogni personaggio in sé porta, suo malgrado, e la storia individuale. Well, I don't, they all matter, that's why. They all matter, they're all important. Many of the people I write about are people who have no public presence or anything like that. And they're all people that you would perhaps have thought wouldn't have a complicated or interesting history, but they all do, like we all do. And so I guess it's that kind of insistence that I want to say that that everybody is complicated. As for history, it doesn't feel always like history to me, partly because these are things that I often heard of as a child. So like this period, excuse me, please, this period in the episode that is kind of the historical background to Afterlives, I would have known people who participated in that when I was a child and who told stories about that, how ferocious these soldiers from the mercenaries were. Grandfather of mine, we called him grandfather. We were generous about how we describe our relations, some of them distant relations, but we called them grandfather and uncle and whatever. Anyway, he was actually present at the storming of the town of Tanga, for example. He was conscripted into the German army. So it didn't feel like history. It felt like these were lives of people. And then my professional life has been about studying and teaching colonialism. So what I didn't pick up as a child, I picked up in my professional life. So again, that didn't feel like I'm studying history. It felt like this is learning about the world that I was interested in. So I don't mind it being called a historical novel because its setting is historical. But the intention is not to say, here's this episode of history, I'm going to dig it out, whatever. It is, like I suggested with that example of the woman that I met in Helsinki, or that the relations, the relatives rather, who were talking about these things, it's still something lived. It's not so far away that it has to be studied. Studying helps because it tells you about things you don't know. Perché sono tutti importanti. Sono importanti e molte delle persone di cui io scrivo non hanno una presenza pubblica, non sono personaggi pubblici o qualcosa del genere, e vivono tutti una storia che noi riteniamo magari poco complicata, poco interessante, come la nostra storia, la storia di tutti noi. Invece io amo insistere sul fatto che in realtà siamo complicati, abbiamo tutti storie complicate e interessanti. E poi questa non la sentivo come la storia con la S maiuscola, in parte perché da bambino sentivo raccontare storie su questo periodo, faceva parte appunto della nostra quotidianità. Io conoscevo persone che avevano partecipato, avevano combattuto come soldati e narravano quanto feroce fosse stato questo periodo, e questo personaggio che noi chiamavamo nonno, però eravamo molto generosi con questi appellativi perché erano tutti nonni e zii, anche se erano appunto conoscenti semplicemente, e mi descriveva appunto quando era stato arruolato ed era stato presente alla battaglia appunto combattuta a Tanga. Quindi non veniva avvertita questa come storia con la S maiuscola, ma come parte della vita quotidiana di queste persone. Poi nella mia carriera professionale mi sono occupato di studiare e di insegnare il colonialismo, quindi quello che non sapevo e che non ho saputo da bambino con la mia esperienza infantile l'ho poi appreso con lo studio da professore universitario, ma di nuovo non
non studiando la storia, ma cercando di apprendere, cioè ho preso, diciamo, informazioni su un mondo che mi è sempre interessato. Quindi non mi dà fastidio che i miei romanzi vengano definiti romanzi storici, ma la mia intenzione non era quella di approfondire soltanto l'elemento storico, ma di approfondire la realtà di queste persone, perché come questa donna che si è avvicinata a me a Helsinki, comunque si tratta di eventi che sono ancora fortemente vissuti e percepiti, non come qualcosa di lontano da studiare, anche se studiarli chiaramente può aiutare. Ci sono diversi elementi, questo sarà stato immagino scritto e detto molte volte, però diversi elementi di continuità fra un romanzo come Paradiso, che è penso di metà degli anni 90, e Voci in fuga, che esce adesso. Ma quello che mi ha colpito di più è il passaggio di testimone quasi che c'è tra due personaggi, che sono Yusuf in Paradiso, che è un ragazzino, poco più che un bambino, e Hamza, che invece qui è un giovane, appunto, un giovane soldato. E c'è un elemento specifico di questi due personaggi, che è questa meravigliosa innocenza che questi due personaggi portano in mezzo alla ferocia di cui Gurnah parlava un attimo fa. E in entrambi i casi questa innocenza è una fonte di sofferenza, ma è anche per loro alla fine, mi pare, una fonte di salvezza. Yusuf quasi diventa un amuleto, diventa quasi un portafortuna per gli uomini con cui va in viaggio, e Hamza in un certo senso si salva per via quasi della sua bellezza, di come viene ammirato da questi, anche da questo gruppo in guerra. E quindi volevo, immagino, chiederle qualcosa riguardo all'innocenza di questi personaggi, all'innocenza e alla salvezza, che tipo di fascinazione viene da quelle vite tra le tante che ha incontrato. Yes, I wanted it to be complicated. So, the idea of the beautiful boy, a lot of boys are beautiful. I mean, you know, when they're young, then we all grow ugly as we grow old. But I wanted to show the vulnerability, I think, of beauty, how beauty attracts, it seems to me, a kind of malice. And I'm not sure quite why it does so. It also attracts, you know, a kind of popularity, but I think undercut by something else which is not pleasant. So his innocence is that he's unaware that he has this quality. He's unaware that people either find him beautiful and desirable and also wish to hurt him in some way. He doesn't know this. Now, it might seem that this is a kind of passivity, but I prefer your way of describing it as an innocence. And the innocence, of course, sooner or later has to be shed in order to live. But while he's unaware, he's also learning something else, that it is possible to avoid this menace and this violence by appearing to be passive. So, and I'm always interested in how weak people, weak, I mean, in the sense of strength, I don't mean weak in their minds, how when confronted with a greater power, greater strength, what they do with that, how they cope with that. And very often I find that I make them silent as a way of coping against powers they cannot resist. Partly, I think, because it seems to me that that's one of the ways in which a person can retain his or her dignity, even if they're forced into some kind of defeat or submission. Beh, sì, perché volevo che fossero appunto vite complicate, abbiamo detto. È un bel ragazzo, ce ne sono tanti di ragazzi belli, perché quando si è giovani si è belli, si diventa brutti da vecchi. Però volevo mostrare la vulnerabilità di questa bellezza, e la bellezza attiva
attrae malizia, e perché non lo so, e popolarità. L'innocenza era perché questi personaggi non sono consapevoli di questa loro qualità, non sono consapevoli del fatto che le persone li trovino belli, desiderabili, e si potrebbe pensare che sia una sorta di passività. Per me invece è innocenza, innocenza di cui bisogna liberarsi per vivere, per sopravvivere, ma nella non consapevolezza di quello che lo circonda però impara anche che è possibile evitare la violenza, il caos che lo circonda apparendo passivi, perché mi interessava evidenziare come le persone in generale, confrontati da grandi poteri che non possono controllare, cosa fanno. Questo era quello che mi interessava, e io l'ho reso silenzioso per contrastare un potere a cui non poteva resistere, perché questo è un modo per conservare la propria dignità anche quando si è costretti a sottomettersi a queste grandi forze, grandi poteri. La trappola in questo invito di Elisabetta, lo sapevo che sarebbe stata il tempo a nostra disposizione, perché per quanto mi sembri terribile, ho finito il tempo, ero tipo a un terzo scarso della mia scaletta, e mi tocca capire, c'è una cosa che però ci tenevo ad aggiungere invece di chiederla a Gournat, qualcosa di molto nuovo che incontrerete in questi romanzi. In Voci in fuga si sente in particolare, ma anche negli altri libri, e lui lo ha espresso in modo molto preciso in un'intervista che ha fatto ad Alessia Rastelli del Corriere della Sera. Ha parlato di un cosmopolitismo non occidentale e autosufficiente, cioè di un mondo che lui descrive veramente un mondo che non è solo quello di una porzione dell'Africa, ma in cui sentirete veramente tutta questa zona, non solo dell'Europa che arriva, ma tutta questa zona dell'oceano che affaccia sull'oceano Indiano, India, Medio Oriente, varie parti dell'Africa, e questo sistema che in un certo senso non ci contempla se non come elementi intrusivi come europei, è uno di quei viaggi veramente nell'altrove che non sempre si riescono a fare con la letteratura. Io di questo gli sono molto grato. Forse una cosa esterna su questo momento del Nobel, però gliela devo chiedere. Mi ha colpito un'espressione che ha usato nel discorso per il conferimento del premio, in cui ha detto che gli è stato possibile in fondo raccontare, rielaborare, capire tutta anche la violenza, la ferocia, le complessità del mondo in cui era cresciuto, una volta che ha messo una distanza da quel mondo ed è venuto in Europa e si è allontanato. E quando l'ho letto ho immaginato che anche questo passaggio della vita fosse, però in modo meno drammatico, però una presa di distanza, no? In fondo un premio così grande ti distanzia dalla vita, dalle cose. Non so se c'è qualcosa che comincia a vedere di nuovo da questa nuova distanza che ha preso. Such a complicated question. You want it to be complicated. Yes, I think maybe you're right. I was trying to say that first, most certainly, that there was a kind of self-sustaining cosmopolitanism which was to do with the Indian Ocean. And I also wanted to say that, I did say that moving away allowed, not in the expected way, we are told that moving away from your place of ancestry gives you distance and perspective. I didn't mean it like that, and I didn't say it like that. What I was trying to say is that when you're living in difficulties, you're sharing difficulties, and therefore you almost inevitably try amongst yourselves to diminish them so that they're livable with. But when you are away from that and you're not suffering like that, then you do have a different way of seeing and wondering, how is it that we live like that? So it's that sense of wonder
at how it is that we could put up with some of the things that we had learned to put up with, some of the difficulties and the violence and all of that. Now, yes, I suppose it was a way of saying it's not just about, I'm not just a writer about colonialism, I'm also writing about what we do to ourselves. Che domanda complicata. Forse hai ragione, quello che cercavo di dire era che era una sorta di cosmopolitismo che avevo nei confronti delle mie emozioni interiori, perché allontanandomi, si dice che quando ci si allontana dal proprio luogo di nascita si crei una distanza, una prospettiva, non era questo che intendevo dire. Io quello che intendevo dire era che avevo vissuto delle difficoltà e le avevo condivise queste difficoltà come inevitabili, e questo era una cosa che si faceva proprio per cercare di sopravvivere, cioè si accettavano perché si ritenevano inevitabili, ma quando ci si allontana da queste situazioni di difficoltà e di sofferenza ci si chiede come sia stato possibile convivere con queste situazioni di difficoltà, come le si siano accettate, come si siano appunto sopportate, e si impara appunto a conviverci. Quindi questo era quello che volevo dire, e così nel caso del discorso del Nobel volevo dire che come scrittore non mi ritenevo uno scrittore soltanto di colonialismo, ma anche di quello che noi facciamo a noi stessi come persone. Con questa chiave in più del fare a voi stessi, ringrazio Abdulrazak Gurnah e credo di lasciarvi a, non so se a Elisa, non mi ricordo più la scaletta, non so se a Elisabetta o direttamente a Hurricane, ma spero che tornerà presto a trovarci in Italia in mezzo a tutte queste fughe. Grazie. Thank you. E grazie a Lidia Zanar. Allora, una finta uscita, perché adesso è il momento della cerimonia della consegna del sigillo della città ad Abdulrazak Gurnah, e quindi chiamo sul palcoscenico l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi, che vi leggerà una motivazione. Davvero che grande emozione ascoltare il premio Nobel raccontare il suo libro, e un ringraziamento speciale da parte della città di Milano a Paolo Giordano, che ha condotto questo dialogo davvero denso e straordinario. Grazie. Grazie Paolo. L'importanza epocale delle opere letterarie di Abdulrazak Gurnah, volte alla costruzione di una società aperta, è testimoniata dal conferimento nel 2021 del premio Nobel per la letteratura. Gurnah non è solo testimone delle vicende coloniali e postcoloniali che hanno segnato i rapporti tra l'Europa e il continente africano. Nei suoi racconti si legge il carico di storie e di storia, di illusioni, sogni, amarezze, tragedie, talenti e tradizioni che ogni migrante, rifugiato politico, reca con sé quando abbandona la propria terra per raggiungere un porto più sicuro. La sua letteratura, oltre che essere testimonianza della complessità insita in ogni fenomeno storico, è un invito all'ascolto delle storie di chi arriva e viene ad arricchire noi. Milano riconosce questo ascolto tra le condizioni per la costruzione della città del futuro, ed è per questo che non so se è già arrivato. È arrivato e stanno traducendo il tuo testo.
grazie, che attribuiamo ad Abdul Razak Gurnah il sigillo della città di Milano. Siamo Abdul Razak Gurnah, Pier Gaetano Marchetti e l'interprete Lidia Zanardi, che ringrazio come sempre, e ringrazio anch'io Paolo Giordano per il bellissimo dialogo, e mi ha fatto piacere non avergli suggerito assolutamente nulla. I've just been told I am a Milanese now. So. È appena stato detto che sono diventato milanese. So thank you very much indeed. I'm deeply honored by this. Unbelievable. It's such a beautiful thing, but it's such a beautiful thing to be made Milanese as well. Thank you. Grazie, quindi è un grande onore per me, è un bellissimo oggetto e anche bellissimo essere diventato milanese. So I wonder, because I can see that the scroll, the certificate there is in Latin, is it? Sorry? Is it in Latin? No. It's in Italian. So it's in Italian. So I guess I'll have to learn Italian now to be a proper I think it's easier to learn Italian. Dice che vedo che la pergamena è scritta in latino, in realtà è scritta in italiano, dice quindi dovrò imparare l'italiano per leggere quanto è scritto. Grazie ancora. Mr. Gurnah dice che andrà a raggiungere il Nobel nel suo studio, quindi è un grande onore per Milano, grazie, grazie di cuore. Come editore milanese di Abdul Razak Gurnah sono lieta di questa decisione del Comune di Milano di averlo accolto come nuovo cittadino milanese. Per cui grazie al Comune e grazie a Tommaso Sacchi. Adesso il concerto, Uri Kein. Grazie. Program is called Change. It was originally written to celebrate the life of a civil rights leader that was killed in the city that I'm from, Philadelphia, in the United States. He was an African-American man who
organized many civil rights demonstrations and was killed when he tried to vote. This is right after the Civil War in the United States. And it's an incredible period in American history, which has been omitted, which is why I think it connects to the theme tonight. He was a man who organized the type of civil disobedience that integrated the public trains in Philadelphia, as Rosa Parks did. He also organized a all-African-American baseball team, and the white baseball players would not play with him. So he was sort of a Jackie Robinson figure in 1870. And he also started a school where he taught people who were former slaves who were living in Philadelphia Greek, Latin, algebra. And he was killed and was forgotten until Philadelphia decided to build him a memorial 2 years ago. So this music was based to celebrate his life. Thank you. Il mio concerto è intitolato Change, che è stato scritto per celebrare un eroe dei diritti civili che è stato ucciso a Filadelfia, la città da cui vengo, un nero americano che è stato ucciso perché voleva votare. E parte della storia della guerra civile statunitense, di un periodo incredibile degli Stati Uniti, che però è stato dimenticato e quindi fa parte... è stato omesso, appunto, quindi può essere collegato con quello che è il tema della Milanesiana quest'anno, omissioni. E organizzò una lotta per una disobbedienza civile, appunto perché i neri americani non potevano, per esempio, andare in metropolitana, organizzò una squadra di baseball e i giocatori bianchi non giocarono mai con questa squadra, siamo negli anni 1870, e addirittura costituì una scuola dove gli ex schiavi che provenivano da altre zone degli Stati Uniti a Filadelfia potevano imparare il greco, il latino, l'algebra, e dopo che venne ucciso venne dimenticato, questo soltanto fino a 2 anni fa, quando la città di Filadelfia ha deciso di costruire un memoriale in onore di questo personaggio, di cui celebro con questo concerto intitolato Change.
Thank you.
Thank you.
Grazie, grazie Hurricane. Grazie anche alla regia di Luca Volpatti, che ha moltiplicato le mani di Hurricane, mai meno di 4, una moltiplicazione continua. Voglio ringraziare il piccolo teatro, il gruppo di lavoro e anche il direttore Claudio Longhi per l'ospitalità. Voglio dirvi il programma di domani, alle ore 18 saremo al Teatro Franco Parenti per un incontro, Voci della Lombardia, interventi sull'identità politica, culturale e sociale della Lombardia, con Stefano Bruno Galli, Giordano Bruno Guerri, Lorenzo Ornaghi, Pierluigi Vercesi, Ada Gigli Marchetti, che qui è saluto, Stefano Zecchi, interverrà André Ruth Chambà. Alle ore 21 invece saremo al piccolo teatro Streller con Amistade, una contaminazione di Flavia Mastrella e Antonio Rezza tra Fratto X e la poetica di Fabrizio De André, sfuggita dalle labbra di Dori Ghezzi. Lo spettacolo è di Antonio Rezza e Flavia Mastrella, Leoni d'Oro alla Biennale di Venezia, e sarà con Antonio Rezza e Ivan Bellavista, preceduto da un dialogo tra Dori Ghezzi e Armando Besio. E ora richiamo sul palco, come ogni sera, gli ospiti per un gesto gentile della Milanesiana, la consegna di una rosa, Pier Gaetano Marchetti, Mario Andreose, per il Comune di Milano Isabella Menichini, Lidia Zanardi, l'interprete, Paolo Giordano, Uri Kane, Steven Edwards di Roger Coleridge and White e Abdurrazzak Gurnah, premio Nobel per la letteratura 2021 e sigillo della città di Milano. Grazie.